Eccellenza, c'è un dato intanto sorprendente, che la pietà mariana, questa devozione così profonda e radicata, è in grado di mobilitare anche una città metropolitana che cambia volto in un'occasione come questa. Direi di sì, ma per me è soprattutto una questione di identità. Ci sono alcune situazioni nel mondo, e penso che Bologna appartenga a questa, dove l'identità di un popolo si ritrova proprio nella icona della Vergine, e qui della Vergine di San Luca. E questo mi rallegra particolarmente, perché non dimentichiamo che la Vergine di San Luca è la Vergine della Misericordia. Luca è, come diceva Dante, è lo scriba della misericordia di Dio. Che Bologna si ritrovi intorno a questo significa che riscopre le proprie origini, riscopre la propria identità e soprattutto il segno profondo di appartenenza. Restando legati proprio all'icona, come lei diceva, questa icona non viene mai offerta del tutto scoperta, va sempre un po' cercata, è un incontro di sguardi, bisogna fare dei passi comunque. È inevitabile, perché innanzitutto c'è la possibilità però di guardare negli occhi. L'icona ci guarda, la Vergine Maria ci guarda e guarda nel luogo più intimo che noi possediamo, cioè i nostri occhi. E lì ci scopriamo davvero figli di una madre, ci scopriamo nella nostra povertà, nelle nostre contraddizioni, ma anche in tutti i nostri desideri e in quelle attese che abbiamo. E quindi direi che in ogni caso abbiamo il primo impatto, che è quello di due occhi che si guardano. E d'altra parte non dimentichiamo, l'incontro personale avviene proprio perché le persone si guardano, si fissano negli occhi. Però questo può essere anche indice di quello che è la nostra fede. Il fatto che l'icona sia anche nascosta ci indica che il cammino per entrare nel mistero è un invito che dura tutta la vita. E quindi entrare progressivamente e scoprire sempre di più significa in ogni caso inabissarsi in un mistero di amore che ci comprende e ci accompagna. Eccellenza, la sua venuta a Bologna in questo momento così solenne è forse anche un invito alla Chiesa bolognese a partecipare proprio cordialmente, coralmente al Giubileo della Misericordia. Vuole dire una parola ai bolognesi? Ma sono sicuro che innanzitutto vivranno il tema della misericordia qui nella diocesi e che non mancheranno iniziative per poter esprimere al meglio questo desiderio del Papa, che la Chiesa riscopra l'essenza del Vangelo, appunto quell'amore che viene incontro, quella tenerezza di Dio. Ma direi che la festa della Vergine di San Luca, della Madonna di San Luca, ci porta ancora di più a entrare nel mistero della misericordia e della tenerezza di Dio. Quindi per quanto riguarda il Giubileo, sono certo che su questa traiettoria la Chiesa potrà vivere, e la Chiesa in Bologna anche potrà vivere, una profonda esperienza di grazia. Per vivere il Giubileo un bolognese cosa deve fare? E riscoprire il proprio battesimo, che è la cosa più importante. Riscoprire il proprio battesimo e sapere che nella riscoperta del proprio battesimo è insita la missione e l'evangelizzazione, cioè a partecipare, a condividere con gli altri la gioia di aver incontrato Gesù Cristo.